hanno assegnato a Beppe Marotta il premio Nils Liedholm. Che cos'è questo premio? Vado a leggere perché è bello. Direttamente dal sito Liedholm.com. Il premio Liedholm, campione sul campo, signore nella vita assolutamente, viene assegnato ogni anno a uno sportivo che si sia particolarmente distinto non solo per i risultati raggiunti, ma per quei valori di lealtà, correttezza, signorilità, trasparenza ed eleganza che hanno contraddistinto la vita e la carriera sportiva di Nils Liedholm. Ma perché? Perché siamo arrivati a questo? Come abbiamo fatto ad arrivare a questo? Come ha fatto il calcio italiano ad arrivare a questo? Le intercettazioni, vi ricordate? Vabbè, vabbè. Ma non solo, perché... Vedete, come dicevo, ho detto più volte, da quest'anno... non si nascondono neanche più, non si fanno problemi più. De Siervo che festeggia i gol dell'Inter contro la Juve, poi è triste quando la Juve pareggia. Rocchi con il braccialetto dell'Inter che fa le conferenze stampa direttamente col suo capo, no, volevo dire con Marotta. Non si nascondono neanche più. Arriva il premio Fair Play. Il premio Fair Play a chi l'ha dato? A chi l'abbiamo dato quest'anno? A Lautaro Martinez, giocatore che sta più a terra che in piedi, protestatore seriale, quello che guida la sua squadra in quanto capitano all'accerchiamento dell'arbitro, che poi adesso ha preso questa abitudine, come si è visto nell'ultima Inter-Juve, che quando vede che c'è un contatto su di lui e la squadra avversaria va a fare gol, lui si rotola per terra, anche se guarda sempre con la coda dell'occhio, con la testa alzata per vedere se per caso l'azione non dovesse ribaltarsi, per indurre in inganno gli amici del VAR. Premio Fair Play. E vabbè ragazzi, cioè ditelo, ormai vale tutto. Allora quindi andiamo oltre, perché siamo al capolavoro, quindi io direi di proseguire con questa cosa. Che altri premi possiamo dare all'Inter? Io ne ho tirati giù un po'. Potremmo assegnare all'Inter il premio Zero Scuse per Inzaghi. Simone Inzaghi è un uomo che quando perde è sempre tranquillo, riconosce sempre i meriti degli avversari. Potremmo assegnare il premio passaporto alla carriera ad Alvaro Recoba, perché direi che se lo merita. Potremmo assegnare il premio scudetto più bello della storia all'Inter per lo scudetto del 2006. Potremmo assegnare il premio miglior presidente uscente e invisibile per Zhang, cioè se l'è meritato assolutamente. Potremmo assegnare il premio sponsor etico per Betsson Sport, che è un sito di scommesse, però per legge in Italia i siti di scommesse non dovrebbero sponsorizzare, specie sulla maglia, le squadre di Serie A. Potremmo assegnare il premio Fedina Penale Pulita per i capi ultras della Curva Nord, direi che calza a pennello anche questo. Premio dirigente del secolo per i rapporti con i paesi stranieri a Oriali, perché lui era uno che quando era dirigente dell'Inter, se c'era da andare all'estero a prendere qualcosa, a prendersi qualche passaporto, lui sapeva dove andarlo a reperire. Direi di assegnare il premio correttezza a Materazzi, se lo merita. Il premio, ma andiamo oltre, cioè svariamo un po', potremmo assegnare il premio al miglior caffè come gusto, come aroma, miglior caffè del secolo scorso, sicuramente all'Inter del Mago Herrera. O ancora potremmo assegnare il premio lattina dell'anno per la partita Inter-Borussia. Potremmo assegnare il premio trasparenza per la cessione, o meglio il pignoramento delle quote dell'Inter, sempre da parte di Octree. Ormai siamo a questo. Potremmo addirittura organizzare proprio una mega serata, una serata evento per festeggiare tutti questi premi, tutti questi riconoscimenti in una serata magari organizzata, che so, dalla Gazzetta dello Sport, per premiare i protagonisti di questa società, una società specchiata, pulita, una società i cui tifosi
riescono a dire sempre solite tre frasi, quella più conosciuta è quello: pensate voi, voi vi credete onesti, voi della Juve? No, noi non ci sentiamo onesti. Una cosa ci fa piacere, che è bastato recuperarvi da 4-2 nell'ultima partita, è bastata vincere, tornare alla vittoria per farvi di nuovo attaccare al presunto rigore che doveva esserci per l'Udinese, quando poi voi giustamente andate a giocare e prendete gol al 98esimo e guarda che ti riguarda sto VAR, alla fine hanno trovato il fallo di mano. Il calcio italiano è messo male, malissimo, perché ha deciso di ergere alla sua rappresentante assoluta l'Inter. Questo è un grosso problema, perché l'Inter non può rappresentare il calcio italiano. L'Inter non ha. Innanzitutto, l'Inter, prima di ricevere i premi al fair play, al miglior dirigente, il premio Nils Liedem, io aspetterei la conclusione delle indagini, sia a livello penale, anche se l'Inter non è indagato, i suoi dirigenti non sono indagati, almeno per ora, sia soprattutto a livello sportivo. E torno a chiedere, chi ne è? Procuratore federale della Federcalcio. Che facciamo? Arrivano queste benedette richieste di condanna? Gli atti li hai acquisiti perché te li hanno mandati, no? Così come ti hanno mandati quelli sulle plusvalenze della Roma, quelli sulla plusvalenza del Napoli, in cui addirittura i processi sono in corso, ci sono i rinvii a giudizio, eccetera, eccetera, e tutto tace. Ovviamente non vale più il discorso relativo alla celerità, la famosa celerità che serve per la giustizia sportiva, in base alla quale non bisogna aspettare i processi, ok? Bisogna agire subito perché lo sport necessita di pulizia e trasparenza. Io credo che se ci fosse meno faziosità e meno conflitti di interesse anche in chi racconta il calcio in Italia, queste cose verrebbero dette. Invece siamo quattro fessi, io e pochi altri, a dire determinate cose sui social, perché i social almeno sono liberi, YouTube è libero, io posso accendere questa telecamera anche di sera, sto registrando di sera, un po' al buio, e ironizzare un po' questa cosa, non so neanche se è venuta bene, se è venuta male. Però mi ha fatto veramente ridere il premio Fair Play a Lautaro Martinez, premio Fair Play, premio Nils Liedem a Marotta. Non ci sono speranze. Adesso il campionato sembra aperto, sembra che ci siano, c'è il Napoli, c'è l'Atalanta. Chissà la Juve e il Milan in rimonta. Ragazzi, ma non ci sono. Non ci sono chance, non ci sono dubbi. Se addirittura si è scoperto che c'è stata una cessione di quote di una società che non dovevano essere cedute, ok? Perché, o meglio, che non, la cui cessione di quote non è stata comunicata. Okay? E poi hanno sostituito le parole nel sito quando qualcuno se n'è accorto. Se neanche per quello hanno voluto approfondire la vicenda, okay? Che cosa. Non c'è niente da fare, non c'è niente da fare, dobbiamo solo subire e basta, e continuare ad assistere e magari anche a finanziare questa pagliacciata che è diventato il calcio italiano. Iscrivetevi, commentatevi, fin quando ce lo fanno fare, fate quello che vi pare. Ciao.